progettata e concepita dopo che il comune di Sant'Agata da Militello ha avuto un finanziamento sui piani, i cosiddetti piani strategici commerciali, dove c'è l'intervento della parte di studiare un percorso di riqualificazione che partisse dal centro urbano di Piazza Duomo, dove ci sono situazioni particolari di quell'area. E questo mandato che è stato dato ai progettisti doveva tenere conto di alcune considerazioni. Considerazioni che provenivano da quella che è attività amministrativa, e per quanto riguarda questi alberi presenti, l'amministrazione ha pregato i progettisti di tenere la presenza stesso degli alberi su uno spartitraffico che va a spartire non due carreggiate, ma una carreggiata, quindi una zona carrabile. Così come tale è e tale resterebbe. Quindi l'impostazione progettuale era quella intanto di eliminare questo spartitraffico, che è un'impostazione, un impianto vetusto dal punto di vista della viabilità, e che secondo noi ha scarso motivo di esistere, perché alla fine se difficilmente si possono realizzare dei marciapiedi o perché andremmo a sacrificare dei posteri. Allora l'idea era quella di togliere questo spartitraffico, però è chiaro che lo spartitraffico intanto non si può togliere se non si tolgono gli alberi. Il problema degli alberi è quello che là dove sono, intanto sono alberi della specie Ficus, Benjamin e Tigli, là dove sono da 60 anni, sì, degli alberi, sono annegate in un mare di cemento dove non c'è assolutamente nessun substrato, e quindi cercano queste radici disperatamente di trovare linfa, nutrimento, danneggiando sottoservizi, quindi rete idrica e rete fognaria, e provocando danneggiamenti anche alle strutture delle abitazioni vicine. Vi è più che questi alberi in un certo periodo dell'anno producono un acino particolarmente oleoso che una volta caduto a terra provoca problemi sia alla pulizia, all'igiene, alla viabilità, ma anche pericoli per chi transita a piedi nelle vicinanze degli alberi. Ancora il marciapiede, che è dello spartitraffico, praticamente non è pedonabile, perché nessuno ci può passare, in quanto le radici degli alberi, come si può vedere da alcune foto, si sono esternalizzate, e quindi si vede che sono alberi che soffrono. Allora noi avevamo dato ai progettisti l'incarico di riqualificare la piazza, dando più visibilità agli esercizi commerciali, che migliorerebbero così sicuramente la loro attività, di dare più vivibilità a tutto il contesto della piazza, di dare più luce, senza salvaguardando però il verde, che è un bene sicuramente a cui tutti riconosciamo la necessità, soprattutto in un centro urbano. Quindi avremmo sostituito questi alberi con altri, con un apparato radicale meno distruttivo, inquinante, meno pittonante, e per rendere questa piazza più bella, secondo il nostro parere, più vivibile, e migliorare le attività commerciali. Questo era il mandato che l'amministrazione ha dato ai progettisti, e avevamo pregato ai signori progettisti di mettere da parte delle somme necessarie e sufficienti perché questi alberi, a cui tutti sicuramente siamo affezionati, ma non perché sono questi, ma perché sono
raddoppiare la presenza di verde all'interno della città, e questi alberi in un habitat più congeniale alla loro predisposizione naturale, quale poteva essere il parco degli ulivi, secondo noi sarebbero esplosi in tutta la loro vigoria, avrebbero non continuato a vivere, ma probabilmente avrebbero ripreso a vivere, perché finora hanno sofferto. Nello stesso tempo li avremmo piantati in una zona del parco degli ulivi che in questo momento è sottoposta a frana, a smottamenti, e quindi anche questo un altro piccolo obiettivo di tenere, perché le radici molto forti riescono a tenere, a contrastare gli smottamenti dei terreni. Questo era il mandato di questa amministrazione. Ci sono chiaramente delle ragioni contrarie a queste che noi abbiamo indicato, che riguardano la memoria storica della cittadina, che riguardano, non lo so, probabilmente zone d'ombra che vengono meno, e ci sono molte ragioni che noi riteniamo assolutamente pertinenti e valide, e per cui se siamo qui proprio a confrontarci, a ragionare, perché questa amministrazione non vuole assolutamente passare sulla testa di nessuno, perché fino a quando le cose si possono condividere è bello e giusto che questo si faccia. Probabilmente questo sindaco e questa amministrazione sono vittime della voglia di fare, perché è chiaro che a volte in politica l'inoperosità, la mancanza di voglia di andare avanti, di rinnovare il paese, di adeguarlo a certi strumenti che finanziamenti europei ci danno, probabilmente non paga. A volte paga l'immobilismo, però io sono un sindaco del fare, quindi posso anche rinunziare a fare il sindaco, ma sicuramente non rinuncerò mai a cercare di portare avanti certi progetti per Sant'Agata, a cui sicuramente sono affezionato, e non ho altri interessi se non quello di volerla cambiare in meglio dal mio punto di vista, che può essere sbagliato, e quindi sono qui per confrontarmi con chiunque mi convince che le mie indicazioni sono sicuramente errate. E allora questa è la base di partenza di questa amministrazione, che, ripeto, ha tutta la volontà di confrontarsi in sedi neutre. Noi abbiamo i nostri consulenti, sia agronomi, tecnici, eccetera, che possono sedersi a tavolo con coloro i quali avranno delle ragioni contrarie e diverse dalle nostre, magari in presenza anche di terzi che possono valutare in maniera più obiettiva, ammesso che la nostra non sia una valutazione obiettiva. Noi non abbiamo una valutazione di parte, noi abbiamo cercato di porre in essere delle situazioni che potessero migliorare, non ci sono, mi pare, almeno su questo siamo tutti d'accordo, altri interessi. Poi si può anche sbagliare, per carità, e quindi siamo sempre pronti a pagare per gli errori che facciamo o a rivedere i nostri progetti. Quindi questo è quanto, questo è quello che volevo dire ai giornalisti, alla stampa, a chi è interessato a questi problemi, per evitare soprattutto che si faccia disinformazione.